Siamo qua con il televisore Philips PFL 8064 LED Edge. Vediamo il menu molto intelligente di questi nuovi TV. Premendo il tasto Home si accede a questa schermata globale che ci porta direttamente alla TV, alla ricerca dei file sulla chiavetta USB, alla ricerca sulla rete, alla parte internet, alla modalità cornice digitale e alle varie sorgenti. Qua abbiamo collegato il lettore Blu-ray, però potremmo aggiungere un nuovo dispositivo. E c'è un menu semplificato per l'aggiunta di un nuovo dispositivo, quindi che ci chiede che tipo di dispositivo abbiamo, su che connessione è collegato e automaticamente lo aggiunge a questo menu principale. C'è anche il setup, che dopo andremo a vedere nel dettaglio, e il manuale d'uso elettronico. La sezione Media Player è ben organizzata, inseriamo un disco 2.0, automaticamente riconosce la musica, la suona. Riconosce i filmati, qua abbiamo alcune registrazioni in Transport Stream, DVX, riconosce le foto, quindi è in grado di riprodurre praticamente la maggior parte dei filmati e dei formati conosciuti. La parte internet, basata sul DLNA, trova i vari server sulla rete. Anche qua, musica, foto, video, senza problemi dalle varie sorgenti. Interessante anche la parte Net TV, Internet TV, non utilizza dei widget, ma utilizza una serie di pagine web studiate apposta per questo TV disponibili sui vari siti che sono partner. Quindi abbiamo un motore di ricerca per offerte, un'applicazione di photo sharing, c'è anche Picasa, YouTube, solo in standard definition, il meteo, dei giochi, Screen Dream sono delle schermate da gallery, fotografie da lasciare come sono del desktop. Tuning Radio, che è una radio digitale, un'applicazione della Volkswagen di dubbia utilità e anche un sito dove ci fa vedere le informazioni sulle località sciistiche. La cosa più interessante, senza dubbio, è la possibilità di, andando in visualizzo tutti i servizi, di lanciare un browser web molto leggero che ci permette di navigare in internet su una serie di siti conosciuti. Il browser non supporta Flash, però supporta Java, HTML e quindi ci permette veramente una navigazione semplice a tutto schermo di molti siti, tra i quali anche quello di D-Day, che adesso, come vedremo, viene visualizzato abbastanza bene. Il browser è un po' lento effettivamente rispetto al browser per PC. Adesso sta caricando il sito. Anche se la banda è veloce, ci mette comunque qualche secondo. Eccolo qua. Sta ancora caricando. Mancano le foto, header, però bene o male lo carica con una visualizzazione abbastanza completa. Ecco che arriva tutto. Quindi a posto. Torniamo al nostro menu principale. Come abbiamo detto, cliccando su Blu-ray Disc va direttamente al Blu-ray. Cliccando su Setup si accede invece a quello che è il menu di configurazione del televisore, dove abbiamo delle impostazioni di base per la TV, personale, vivace, naturale, cinema, gioco e standard. Cinema è molto ben fatta, ma possiamo anche avviare un assistente impostazioni che guida l'utente nella regolazione dei vari parametri. Adesso lo avviamo, vediamo che fa fare un confronto tra una schermata destra e sinistra e noi dobbiamo scegliere quale preferiamo. L'utente è portato a preferire per esempio adesso quella di destra perché comunque è più nera, più scura, mentre quella di sinistra è un pochino più chiara. Il problema è che quella di sinistra c'è molti più dettagli. Scegliendo per esempio quella di destra ancora che è più brillante, quella di destra che è più satura, convincente, questa che è più nitida e questa di sinistra, stavolta che è più nitida, ci troviamo praticamente con un profilo davvero molto carico, molto brillante, che va bene per la TV, ma che non va assolutamente bene per il cinema. Quindi il nostro consiglio è quello di utilizzare comunque la modalità cinema che è molto ben fatta.
Tornando all'immagine, se non ci basiamo sulla standard impostazione, possiamo regolare il contrasto, la luminosità, il colore, la nitidezza dell'immagine, di solito molto alto su TV Philips, la riduzione del rumore su 3 step, se no si può spegnere, la tinta si può anche personalizzare, tinta e bilanciamento del bianco, caldo, freddo, normale, personalizzandolo possiamo andare a regolare il verde, il blu e anche il rosso e il verde sulle basse luci. Torniamo al menu, c'è la modalità Pixel Precise HD, sono tutti filtri digitali del processore, quindi Natural Motion, ovvero la funzione di interpolazione dei fotogrammi, quello che permette di avere una scansione più fluida, 100 Hz Clear LCD, cioè la funzione 100 Hz, nitidezza superiore, un filtro che migliora ancora di più il contrasto, contrasto dinamico, retroilluminazione dinamica, riduzione artefatti MPEG, ottimizzazione dei colori e basta. Abbiamo una modalità PC che ci permette di estendere la gamma dell'HDMI, un sensore di luce che può essere spento o acceso, quindi la regolazione del sensore frontale e la regolazione del formato d'immagine. Nel menu possiamo regolare anche l'ambilight, acceso o spento, la modalità di funzionamento, quanto deve essere luminoso, i colori. Se devono essere attivi, cioè se cambiano praticamente a seconda del contenuto, oppure se lo vogliamo bianco, un bianco caldo, un bianco freddo, un blu, un colore personalizzato, e anche la separazione, ovvero se lato destra e lato sinistra dell'ambilight devono essere separati, oppure devono riprodurre esattamente le stesse tonalità cromatiche. Troviamo ovviamente le impostazioni di rete, possiamo avere dei test di funzionamento per quanto riguarda il digitale terrestre, un menu quindi tutto sommato molto completo, di facile navigazione e ben fatto da parte di Philips.